Alzi la mano chi non ha mai sentito parlare di eMule, il mitico programma di file sharing estremamente popolare ad inizio 2000 che però ancora oggi funziona estremamente bene e ci permette di scaricare musica, film, fumetti, tutto quello che vi viene in mente in modo estremamente pratico e veloce. Ciao, sono Zana di Turbolab.it e questa è la guida aggiornata ad eMule per continuare ad utilizzarlo anche nel 2021 e 2022. Se l'argomento ti interessa e vuoi provarlo, seguimi. Prima di cominciare, vi ricordo che seguendo il link che trovate nella descrizione del video qui sotto, potete raggiungere l'articolo che abbiamo pubblicato su turbolab.it, con la procedura passo passo, i link alle risorse delle quali parleremo fra poco e tutte le informazioni aggiuntive delle quali potreste aver bisogno. Il primo passo per scaricare da eMule consiste chiaramente nell'installare sul PC il programma eMule. Ebbene, sono disponibili due versioni del programma, la prima si chiama Official Version ed è la versione più vecchia, ferma al 2010. La seconda versione invece si chiama Community Version, è sempre scaricabile e raccomandata dal sito ufficiale ed è una nuova versione, un nuovo ramo di sviluppo portato avanti dai volontari che hanno ripreso in mano il progetto e stanno ricominciando a migliorarlo anche nel 2021. Per scaricare questa versione accediamo quindi al sito turbolab.it/3020, andiamo qua sotto e troviamo il link diretto a questa pagina, eMule Community Version, eccola qua. Questa pagina, questo link, una volta cliccato, ci porta sulla pagina ufficiale GitHub del progetto dalla quale dobbiamo scaricare uno di questi due file. Quindi emuleinstaller.exe se abbiamo Windows a 32 bit oppure emuleinstaller64 se abbiamo il più popolare Windows a 64 bit. Intanto che scarica vi dico subito che io ho già provato il programma anche con Windows 10, funziona benissimo, soprattutto questa nuova versione community non ha nessun problema. Ok, diciamo che vogliamo mantenere il file e al completamento dell'operazione ce lo ritroviamo subito nei file scaricati, quindi accediamo ai nostri download, eccoli qua, e ci appare appunto la procedura di installazione di eMule. Apriamo l'eseguibile, confermiamo la volontà di proseguire e portiamo a termine la procedura. In questo momento non c'è niente da cambiare, basta cliccare ripetutamente accetto. Mi raccomando, facciamo attenzione che sia spuntata questa casellina. Prendi i link e di 2K, è molto importante. Proseguiamo, utilizziamo le opzioni proposte di default e l'operazione è completata. Al termine dell'installazione ci troviamo il collegamento di eMule qua sul desktop, quindi possiamo aprirlo immediatamente e notiamo che ci appare questa schermata del Windows Firewall. Spuntiamo entrambe le caselle e clicchiamo consenti accesso per proseguire. Subito sotto ci ritroviamo la procedura guidata di configurazione di eMule. Clicchiamo avanti e assicuriamoci di spuntare queste due caselle. Esegui eMule all'avvio di Windows in modo che il programma venga caricato automaticamente tutte le volte che accendiamo il computer e connetti automaticamente eMule al suo avvio. Avanti, lasciamo tutte le impostazioni di default come porte, proseguiamo ancora mantenendo tutte le opzioni proposte di default, ecco qua, procediamo fino alla fine. A questo punto ci troviamo davanti alla schermata principale di eMule. La primissima cosa da fare è cliccare qui su opzioni, andare nella sezione generale, eccolo qua, e verificare che sia appunto cliccato il pulsante apri gli indirizzi e di 2K con eMule. Vogliamo che abbia questo aspetto disattivato, in questo caso l'opzione è stata effettivamente attivata. In caso così non fosse, clicchiamo questo pulsante per rendere operativa l'associazione subito in questo momento. In questo modo, ogni volta che cliccheremo i link di eMule all'interno delle pagine web, il nostro browser, quindi il nostro Chrome oppure Edge o Firefox, passeranno il collegamento ad eMule che potrà così gestirlo e questo facilita moltissimo tutte le operazioni sia di configurazione sia di scaricamento successivo. A questo punto confermiamo, clicchiamo ok e torniamo quindi al nostro browser web dove eravamo prima, quindi al nostro turbolab.it 3020, la stessa pagina che vi ho indicato in precedenza, perché vogliamo scaricare il file nodes.dat per eMule aggiornato cliccando su questo collegamento nodes.dat per eMule. Non appena lo clicco, ecco qua, il browser web, grazie all'integrazione che abbiamo fatto in precedenza, ci consiglia e ci suggerisce di passare questo collegamento ad eMule.
diciamo apri ed ecco qua che Emule viene ripristinato e ci chiede se vogliamo effettivamente scaricare i contatti CAD, quindi le altre persone, la lista di persone da contattare per scaricare i file da questa lista. Confermiamo, ecco qua, parte lo scaricamento e i nuovi contatti vengono aggiunti alla lista dei contatti CAD all'interno di Emule. A questo punto possiamo valutare anche di aggiungere i server che coordinano lo scambio, ovvero quei particolari servizi che facilitano la comunicazione fra i partecipanti alla rete Emule. Ora, in realtà, grazie ai contatti CAD che abbiamo appena aggiunto, questa seconda procedura non è strettamente necessaria, però la facciamo lo stesso per completezza. Allo scopo, torniamo qui nella lista dei server attualmente configurati in Emule, clicchiamo con il pulsante destro del mouse su un server qualsiasi e diciamo elimina tutti i server e confermiamo. In questo modo vengono rimossi tutti i server di default. Torniamo quindi al nostro articolo su turbolab.it, eccolo qua, e clicchiamo sul collegamento server.met per Emule. A questo punto stessa operazione di prima, clicchiamo apri, viene ripristinato Emule, eccolo qua, e vengono ricaricati tutti i server migliori, appunto, e vengono inseriti in Emule, viene ripopolata questa lista. Arrivati a questo punto siamo davvero pronti ad utilizzare il programma, quindi chiudiamolo e poi avviamolo di nuovo tramite il suo collegamento. Ed eccolo qua il nostro muletto che in questo momento è bendato, però presto lo sbenderemo. Tornati alla schermata del programma, vogliamo valutare con attenzione, vogliamo dare un'occhiata a queste indicazioni. In particolare la rete ED2K, quindi quella tenuta insieme dai server, ci riporta come indicazione connesso. In questo momento abbiamo lì di basso che è una situazione non ottimale, però comunque possiamo utilizzare il programma. Questa indicazione, l'importante è che ci sia scritto appunto connesso qua sopra. Poco più sotto invece abbiamo l'indicazione della connessione alla rete CAD, quindi è quella dei nodes.dat che abbiamo scaricato in precedenza. Di nuovo ci viene riportata l'indicazione che siamo dietro a firewall, però va benissimo perché comunque siamo connessi alla rete. Arrivati a questo punto siamo davvero pronti a scaricare il nostro primo file da Emule. Il modo più semplice è sempre qui dal nostro articolo, seguire questo link Ubuntu 20.04 via Emule, che ci permetterà appunto di scaricare l'immagine ISO di Ubuntu, che è un file gratuito, ben condiviso e che ci permetterà di fare una prova molto velocemente. Quindi di nuovo confermiamo la volontà di passare il file ad Emule, eccolo qua. Quindi il nostro Emule viene riportato in primo piano, il file viene aggiunto, siamo già passati alla scheda trasferimenti e quindi automaticamente il file inizia il download. In questo momento la velocità è veramente molto elevata, ma chiaramente la velocità di download di ogni singolo file può cambiare moltissimo. Perché? Da che cosa dipende? Dipende semplicemente da quante fonti ci sono, ovvero quante persone hanno attualmente questo file in condivisione e dalle quali effettivamente lo stiamo scaricando. Quindi più persone ci sono e più le loro linee sono veloci, più potremo scaricare il file rapidamente. Chiaramente se cerchiamo di scaricare un file con pochissime fonti, che magari ce l'ha solo qualche amico con una linea lentissima, ci verrà molto molto tempo. In questo caso invece faremo sicuramente molto presto. Oltre a scaricare link tramite browser web, possiamo però utilizzare anche l'ottimo motore di ricerca integrato in Emule. Quindi clicchiamo qui sul pulsante cerca in alto e inseriamo il testo da cercare qui nel campo. Io ad esempio sono un mega appassionato della saga Predator, quindi ho cercato Predator Dark Ages qui nel campo di ricerca, che è un file gratuito realizzato da un gruppo di appassionati. Ecco qua, quindi Emule ci restituisce i risultati disponibili, scegliamo un file. In particolare per scegliere il file vale sempre la pena di ordinare per disponibilità. Ecco qua, in questo modo i file che sono condivisi da un maggior numero di persone verranno elencati per primi. Io ad esempio faccio doppio clic quindi su questo file, di nuovo viene aggiunto alla lista di file che verranno scaricati e non dovremo ora far altro se non attendere il termine del download. Al termine del trasferimento tutti i file scaricati saranno disponibili sotto alla cartella download, quindi rientriamo nuovamente nei nostri download e qui troveremo una cartella di nome Emule che contiene, eccolo qua, due cartelle, incoming e temp. All'interno della cartella incoming ci sono tutti i file completati. Prima di andare oltre, chiariamo che non c'è alcuna garanzia che i file che scarichiamo da Emule siano effettivamente quello che il nome lascia presagire.
Può succedere infatti che magari scarichiamo un file, come in questo caso, che può sembrare un film, ma all'interno troviamo una schifezza. Questi file si chiamano fake e c'è uno scherzo, se così lo vogliamo definire, ovvero ci sono persone che prendono dei film porno e li rinominano generalmente con i nomi di film attualmente nelle sale, proprio per invogliare le persone a scaricarle. Per evitare questi fake, una buona strategia è di cliccare qui sul nome del file dopo averlo aggiunto, facciamo informazioni sul file e guardiamo la scheda nome. All'interno di questa scheda vengono infatti elencati tutti i nomi con i quali questo stesso file è presente sulla rete Emule. Quindi se diamo un'occhiata alla lista dei nomi di file e notiamo che qualcosa non è esattamente compatibile con quello che stiamo scaricando, dobbiamo annullare, perché probabilmente si tratta esattamente di un fake. Come ulteriore criticità di questo scherzo, vi segnalo che, soprattutto per quanto riguarda i programmi e i giochi, capita molto spesso che vengano inseriti anche dei virus all'interno di questi file che andiamo a scaricare. Quindi sicuramente un buon modo per stare alla larga dalle truffe è evitare di scaricare del materiale protetto da copyright, magari facendosi ingolosire dal fatto che qui è disponibile gratuitamente, mentre in realtà costa centinaia di euro, quindi stiamo alla larga da questa roba, e in generale utilizziamo sempre un servizio come gli antivirus online che vi ho segnalato qua sopra per scannerizzare tutto quello che otteniamo dalla rete Emule. Bene, tutto quello che abbiamo detto fino a qui è la dotazione minima per scaricare da Emule, però gli appassionati, gli smanettoni, possono fare ancora moltissime configurazioni. In particolare può essere una buona idea impostare la velocità di connessione, la velocità della nostra linea. Quindi andiamo su un sito di test della velocità della linea, ad esempio speedtest.net, e lanciamo una prova per capire qual è la velocità attuale della nostra linea. Il modo migliore di farlo è sicuramente quello di chiudere Emule e tutte le altre applicazioni per avere un dato quanto più possibile realistico. Bene, quindi qui dalla pagina di Speed Test facciamo il go, abbiamo l'applicazione, vediamo qual è la velocità della linea. Bene, in questo caso io ho ottenuto 27.25 megabit per secondo in download e 2.87 megabit in upload. Ora, in realtà questo dato è espresso in megabit al secondo, mentre invece per quanto riguarda Emule dobbiamo inserirlo in kbyte al secondo. Ora dobbiamo fare una semplicissima conversione di unità di misura senza diventare matti, basta dire che basta moltiplicare questo numero per 125 per ottenere il nostro numero. Quindi ad esempio il mio 27,25 mega lo arrotondo per difetto a 27, lo moltiplico per 125 e ottengo 3375. Quindi clicchiamo qui su opzioni, andiamo sulla sezione connessioni e inseriamo questo numero esattamente qui, quindi 3375. Stessa cosa per la velocità di upload, sono 2,87 megabit al secondo, lo arrotondo a 2 megabit, lo moltiplico per 125 e ottengo 250 megabyte al secondo, che vado ad inserire in questa casellina. Bene, probabilmente vorremmo anche impostare il limitatore di traffico che troviamo qua di fianco. Infatti, quando Emule prende la velocità con tantissime fonti, tende a saturare completamente la nostra linea in download e in upload. In questo caso è un problema, perché non riusciremo più ad utilizzare la connessione ad internet, magari per navigare su web o per fare delle altre cose, e per assurdo addirittura la velocità di Emule stesso tende a scendere. Quindi spuntiamo queste due caselline, limita la velocità di scaricamento e limita la velocità di invio, quindi impostiamo questi due parametri di limite di velocità all'80% del numero che abbiamo ottenuto, basta moltiplicare per 0,8. In questo caso otterrò circa quindi 2700 per la velocità di download e 200 per la velocità di upload, che vado quindi a impostare. Un pochino più in basso troviamo due numeri relativi al limite massimo per il numero di fonti per file e il limite massimo di connessione. Ora, questi due valori sono stati decisi e stabiliti a inizio 2000, quando la tecnologia hardware e software era molto diversa da quella attuale, quindi sono un po' bassettini. Possiamo migliorare un po' le performance
performance di eMule modificando questi due valori. Nuovi valori, ad esempio per un computer moderno con 4 GB di RAM, possono essere ad esempio il limite massimo portato a 1000 e il limite massimo delle connessioni simultanee a 1600. Questi sono buoni valori che ci dovrebbero permettere di migliorare un po' le performance del nostro mulo. Arrivati a questo punto, chiariamo che eMule sta funzionando, ma non sta funzionando in maniera ottimale, perché sta funzionando in modalità passiva, ovvero ha la benda sugli occhi nella liconcina riportata in basso, vicino all'orologio. Per verificare questa situazione clicchiamo quindi qui sul pulsante verifica connessione. Si aprirà questa pagina in quale ci viene appunto segnalato che il test della porta TCP è fallito, quindi dobbiamo fare una configurazione per migliorare questa situazione e aprire questa porta TCP. Allo scopo, torniamo nella nostra schermata di eMule e prendiamo nota di queste due porte, ovvero la porta TCP e la porta UDP utilizzate dal programma. A questo punto dovremo andare a svolgere l'operazione di apertura delle porte sul nostro router. Per farlo, quindi, di nuovo prendiamo nota di queste due porte, sono quelle che dovremo aprire, e quindi seguiamo la guida che vi ho lasciato qua sopra, nella quale c'è la descrizione passo passo di tutta la procedura da svolgere per aprire le porte e sbendare eMule sul nostro router. Una volta svolta questa operazione, eMule perderà la benda. Se ripetiamo le indicazioni del test, dovremo vedere due spunti verdi che ci indicano appunto che eMule è configurato e le porte sono aperte e sta funzionando in modo ottimale. Questa stessa situazione si rispecchia anche nel pannellino delle informazioni, dove adesso noteremo che è indicato ID alto e la rete, la connessione alla rete CAD è indicata semplicemente come connessa e non più dietro a firewall. Come ultima cosa da sapere, molto importante se utilizziamo eMule, è che sicuramente la ricerca integrata è molto utile, però ci sono alcuni siti e community di appassionati che fanno un ottimo lavoro perché classificano e raccolgono tutti i file tramite dei bei siti web. Sono i cosiddetti siti dedicati a eMule. Ho scritto un articolo, ve lo lascio qua sopra, con tutte le indicazioni e tutti gli indirizzi di questi siti, ricchissimi di materiale molto interessante. Bene, da Zana di Turbla.it è tutto. Come al solito, se il video ti è piaciuto, ti chiedo di cliccare il pulsantone mi piace, per me è sempre estremamente importante, quindi grazie davvero in anticipo, ci troverai un secondo per farlo. Se invece vuoi essere informato ogni volta che pubblico un nuovo video sul mondo della tecnologia, PC, Windows, Linux, Android, Bitcoin e tutto quello che orbita attorno al mondo tech, non dimenticare di cliccare sul grande pulsante rosso iscriviti e sulla piccola campanella di fianco. Al prossimo video, ciao! Quindi la versione di Linux. Quindi quando... Porca troia!